periodo di scelta della scuola, entro fine gennaio si chiudono le iscrizioni, magari siete ancora indecisi. La scuola privata costa troppo, la scuola libertaria non vi convince, la scuola familiare non vi sentite pronti. Insomma, vi rimangono da valutare le scuole pubbliche del territorio. Tra queste è possibile che ci sia una scuola senza zaino, di cui però avete ricevuto opinioni contrastanti. Qualche mamma è particolarmente entusiasta, qualche altra un po' perplessa, oppure addirittura molto critica. Il problema è che ciascuna di noi cerca delle cose specifiche nella scuola. Per alcuni è molto importante, per esempio, la preparazione didattica per le medie o per le superiori, per altri l'esperienza, il benessere del bambino nella scuola e per altri ancora magari l'ambiente, le persone con cui si troverà tutti i giorni. Quindi vediamo quali sono le caratteristiche fondamentali della scuola senza zaino, così che potete scegliere con maggiore informazioni, con maggiore consapevolezza. Allora, ci sono due grandi pilastri nella scuola senza zaino. Il primo è l'approccio globale al curriculum e l'altro sono i tre valori, che sono ospitalità, responsabilità e comunità. Approccio globale, che cosa significa? Si intende l'attenzione all'esperienza globale nel suo complesso che il bambino fa in scuola. Infatti, la scuola senza zaino ritiene che il contesto educativo è come un complesso sistema composto da una struttura materiale, gli spazi, gli arredi, gli strumenti didattici, e da una struttura immateriale, che sono le relazioni, le competenze, i sistemi di valutazioni, eccetera. Tutto viene progettato con cura in modo globale. Per esempio gli spazi, e qui siamo al primo valore di cui abbiamo parlato, l'ospitalità. L'aula è uno spazio ospitale in cui il bambino è accolto, non c'è una cattedra, ci sono delle aree distinte che rendono possibile una varietà di lavori differenti, anche volendo in contemporanea gruppi di bambini che fanno diversi tipi di lavoro. Il secondo valore su cui si poggia, abbiamo detto, è la responsabilità, quindi il bambino viene stimolato a trovare una sua motivazione per l'apprendimento, ad essere responsabile, per esempio, di come utilizza gli spazi e i materiali che sono tutti in comune, attraverso specifici strumenti didattici, per esempio gli schedari autocorrettivi, dove il bambino autocorregge il suo compito, il timetable, dove il bambino capisce che qual è lo svolgimento della giornata, la biblioteca di classe che è posta in una zona, eccetera. In ultimo è il valore della comunità, che è proposto ai bambini attraverso molti strumenti, per esempio l'utilizzo di questi grandi banchi, che possono ospitare più di un bambino e quindi stimolano il senso di comunità, ma anche ai genitori e al territorio in cui la scuola è inserita, perché tutti possono contribuire a formare quel senso di comunità che un po' manca in questo periodo storico. Trovate un articolo più approfondito sulla scuola senza zaino se vi ha incuriosito sul nostro magazine www.genitoriciandi.it. Mi raccomando, lasciateci nei commenti se avete avuto esperienze con le scuole senza zaino oppure quali sono le vostre domande su questo tema.